Se abbiamo fatto un errore, finché non riusciamo a perdonare noi stessi, è impossibile ritrovare la serenità. Sarebbe un po' come vivere a fianco a una persona che 24 ore su 24 ti dice hai sbagliato, hai sbagliato, il che poi si potrebbe anche tradurre in sei sbagliato, impossibile vivere serenamente in questo modo. Come fare allora a perdonare se stessi? È un processo lungo. Ho individuato 10 passi per arrivare a un perdono vero di se stessi. Non è importante l'ordine con cui questi passi vengono fatti, l'importante credo che sia cercare di verificare se li abbiamo percorsi veramente tutti e 10. Vediamoli insieme. Primo, dobbiamo essere consapevoli che già il fatto di riuscire ad ammettere di aver sbagliato è già un grande passo. Non tutti riescono a fare questo e forse anche noi in certi momenti della nostra vita non siamo stati pronti ad ammettere, ad accogliere le nostre responsabilità. Se in questo momento noi riusciamo a farlo, dobbiamo esserne orgogliosi, dobbiamo già esserne felici. Secondo, accetta di non essere perfetto. A volte viviamo nella gabbia, nell'illusione di poter essere perfetti, di poter non sbagliare mai, ma questo è impossibile perché siamo esseri umani e già per questo fatto siamo fallibili. Alcuni fanno errori piccoli, altri fanno errori grandi, ma solo per il fatto di essere umani è impossibile pretendere di non sbagliare. E solo per il fatto di essere persone umane, già per questo meritiamo in qualche modo di essere perdonati. Il fatto di non riuscire a perdonare se stessi, paradossalmente, potrebbe essere un segno di un ego esagerato, un ego smisurato. Voglio dire, quando non riusciamo a perdonarci è perché pensiamo in fondo che dovremmo non aver sbagliato. Dobbiamo accettare di essere come qualsiasi essere umano e quindi accettare il fatto che possiamo fare degli errori. Terzo, esplora il dolore che le tue azioni hanno causato negli altri. E questo è un passo molto importante perché ci permette finalmente di uscire da noi stessi. Anche questo può essere un piccolo paradosso. Quando non riusciamo a perdonarci, noi è come se rimanessimo attaccati al nostro io, attaccati al nostro dolore, non riusciamo a lasciarlo andare. Se invece già impariamo a guardare il dolore dell'altro, già usciamo un pochino da noi stessi. Mi verrebbe da dire che chi non riesce proprio a perdonarsi è più attaccato a se stesso e al suo senso di colpa che al fatto di accettare di aver fatto qualcosa di male nei confronti dell'altro. Spostare il focus da noi stessi al dolore che abbiamo causato nell'altro ci aiuterà anche a fare uno degli altri passi che vediamo più avanti, ovvero il provare a scusarci per i nostri errori. Quarto, cerca di vedere con chiarezza il quadro completo della situazione. Si tratta qui di riconoscere che in certe situazioni la responsabilità non è soltanto mia, ma ci sono in campo tanti fattori, tante persone, forse anche altri fattori, altre persone che hanno la loro responsabilità. Qui non si tratta di negare la propria responsabilità, ma di accogliere, esaminare tutta la complessità della realtà e della situazione in cui ci siamo trovati e che ci ha portato a fare quell'errore. Quinto, chiediti qual è il motivo che può averti portato a fare quell'errore che effettivamente hai fatto. Quando un'altra persona sbaglia, noi possiamo soltanto immaginare il motivo per cui può averlo fatto. Se invece siamo noi ad aver sbagliato, possiamo forse esaminare con più profondità il motivo che ci ha portato a quell'azione. Può aiutarci in questo percorso farci queste semplici domande. Quale bisogno cercavo di soddisfare quando è avvenuta quella cosa? Quali sofferenze mi pesavano dentro per cui in qualche modo ho pensato che quell'azione avrebbe potuto in qualche modo alleviarle? Ci sono convinzioni che la tua famiglia, i tuoi genitori, il tuo ambiente d'origine possono averti trasmesso e che sono in parte anche causa, motivo di quell'azione che poi ti sei trovato a fare? Anche qui farsi queste domande non è per cercare una giustificazione e per non incolparsi più, ma per cercare di capire che dietro a quello che facciamo a volte ci sono motivazioni profonde che ci sfuggono,
Provare a farsi queste domande ci aiuta a cogliere la realtà in modo più profondo. Inoltre, se diventiamo più consapevoli di queste spinte interiori che ci fanno andare in una certa direzione, la prossima volta che ci troveremo in situazioni analoghe, forse potremo trovare modi più costruttivi per soddisfare i nostri bisogni. Sesto, sperimenta il perdono di Dio. Le persone di fede hanno una marcia in più che può aiutarle nel percorso verso il perdono di se stessi. Il fatto cioè che siamo sicuri che Dio ci accoglie sempre con misericordia. Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Con questa frase Gesù ci ricorda che nessuno è perfetto e che quindi non dobbiamo giudicarci gli uni gli altri, ma dobbiamo lasciare soltanto a Dio il giudizio. Il giudizio di Dio, ci dice la Bibbia, ci dice il Vangelo particolarmente, sarà sempre un giudizio di misericordia. Perché Dio, ancor più che noi stessi, è consapevole della nostra umanità, del nostro essere fallibili, e quindi è sempre pronto ad accoglierci con misericordia infinita. Potremmo addirittura dire che Dio ci perdona ancor prima che noi arriviamo a chiederglielo il perdono, nel senso che le braccia di Dio sono sempre aperte, sono sempre pronte a ricevere il nostro gesto in cui ci buttiamo nelle sue braccia per ricevere la sua misericordia. Va e non peccare più. Dio non ha difficoltà a perdonarci, a dirci di lasciare andare il passato e di concentrarci sul presente e sul futuro. Se Dio ci dà sempre un'altra possibilità, forse riusciremo a comprendere quanto sia sano perdonare noi stessi e provare a dare a noi stessi un'altra possibilità. 7. Esprimi verbalmente il tuo autoperdono e la tua empatia verso te stesso. Dopo aver capito che nessuno è perfetto e che tutti sbagliamo per qualche motivo, e dopo aver anche ricevuto il perdono di Dio, adesso potrai essere pronto per autoperdonarti e per esprimere anche verbalmente questa empatia verso te stesso. In fin dei conti, il processo che ci porta ad autoperdonarci non è molto diverso dal processo che ci porta a perdonare gli altri, di cui vi ho parlato in una live qualche settimana fa. È un processo lento e graduale che ci porta ad esprimere quell'empatia, quell'autocompassione verso noi stessi che abbiamo sbagliato. È importante arrivare ad esprimere anche verbalmente questa empatia, questa autocompassione verso noi stessi. Potresti provare a dirti qualcosa di questo tipo: ho fatto degli errori, ma oggi scelgo di perdonarmi e mi permetto di andare avanti. Ciò che è stato e per quanto doloroso sia stato, io non potrò mai cambiare il passato. Ciò che posso fare però è riprendere in mano la mia vita e cercare di essere migliore. E arriviamo così all'ottavo punto. Chiediti che cosa hai imparato dai tuoi errori. Chiedersi cosa abbiamo imparato è fondamentale per riuscire ad approdare ad una vita migliore, più piena, più matura. Possono aiutarci queste tre domande. Quali lezioni hai imparato da ciò che è avvenuto? Che cosa puoi fare per rischiare di non compiere lo stesso errore? Come puoi mantenerti sulla nuova strada che adesso hai deciso di intraprendere? Nono, se è possibile, scusati. Dopo aver comunicato a te stesso il tuo perdono, consapevole di aver ferito l'altra persona, è importante provare a scusarti. Quando è possibile farlo, è importante chiedere scusa perché aiuta l'altro a capire che siamo non soltanto consapevoli dell'errore che abbiamo fatto, ma siamo soprattutto consapevoli del dolore che abbiamo portato nella sua vita. Scusarsi è un'arte molto complessa da padroneggiare. In passato ho dedicato 3 video all'arte di scusarsi. Ti lascio il link della playlist in descrizione. Decimo punto, impegnati a portare amore nella vita dell'altro. Se le tue scuse sono state accettate, per rimediare al tuo errore potrai anche provare a portare più luce nella vita dell'altro. Qualora questo non fosse possibile perché l'altra persona non è più presente nella
nella tua vita o non ha accettato le tue scuse, impegnati comunque a portare qualcosa di buono nella vita degli altri. Anche questo riuscirà a farti capire che grazie anche a quell'errore sei diventato una persona migliore. Spero di averti convinto che continuare ad autopunirsi e a non perdonarsi per l'errore che abbiamo fatto non aiuta nessuno. Non aiuta noi, non aiuta gli altri, non aiuta il mondo intorno a noi. Attraversando consapevolmente il nostro errore e lasciandolo andare, potremo diventare persone migliori e potremo migliorare il mondo in cui viviamo. In questi video in cui vi ho parlato del perdono, avrete sicuramente notato come, ovviamente, in filigrana c'era l'insegnamento anche del Vangelo, l'insegnamento di Gesù. In un prossimo video tenterò di vedere tutti i singoli passi in cui Gesù parla del perdono per trovare ancora in essi la forza di perdonare gli altri e perdonare noi stessi. Iscriviti al canale per non perderti i prossimi aggiornamenti dei nuovi video che escono ogni lunedì mattina. Attiva anche la campanella per non perdere le notifiche dei nuovi video. Se questo video ti è piaciuto, lascia un mi piace e soprattutto condividilo con i tuoi amici.